Proviamo. Siamo allo spazio Crisis qui a Forte Marghera. Sono Alessio Pizze, che sono il regista di questo spettacolo che disgrazia è l'intelligenza, tratto da un testo di Alexander Griboyedov, autore russo, che scrisse un testo abbastanza fondamentale per quell'epoca, che si intitolava Che disgrazia l'ingegno. Io l'ho in qualche modo riadattato con gli attori, con un lavoro di un anno e mezzo di prove che stanno trovando una sintesi in questi giorni, ed è un testo cardine della storia del teatro, perché mise d'accordo Stanislavski e Meyerkold, che avevano due idee di teatro profondamente differenti. Un testo straordinario perché interpreta la crisi dei tempi, la crisi di un'epoca, lo scollamento tra il mondo dei giovani e il mondo dei vecchi, un testo che ancora ci racconta e ci parla della nostra contemporaneità, di quello che siamo, delle crisi di ogni epoca come la nostra, che vive i temi del disorientamento e della mancanza in qualche modo di punti di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni, abbastanza fondamentale e focale. Bene, questo testo lo stiamo provando perché debuttiamo il 31 di maggio al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari in Calabria, un festival che ormai da anni è abbastanza centrale per la creazione contemporanea. Io devo vedere le vostre lingue fuori che fanno... Cioè, proprio lo incitate per... Allora, proviamo, ragazzi. Non state qui per vedere la posso guardare la luce? Sì, sì. No, no, guarda la luce. Devo stare qui. Sì, sì. Qui. Sì, devi stare dentro la luce. Sì, più fascista. Era però... più il destro fascista, no? Sì, 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 sì. Vai. No, le posso guardare, guarda avanti. No, no, guarda avanti. Come chi? E chi dovrei avere sposato? Come chi? All'estero! All'estero! Un lavoro che ci stiamo portando avanti da, come dicevo, da un anno e mezzo, e che sta trovando in questi giorni qui una sintesi per quella che sarà poi la presentazione al pubblico. Un'operazione che ho fortemente voluto perché credo che sia interessante oggi come oggi riproporre testi di teatro di parola che ripropongano e rimettano al centro la parola, la scrittura del corpo, dello spazio, il lavoro dell'attore. Oggi fare uno spettacolo con 10 attori è una sorta di grande follia, ma è bello che il teatro torni ad essere una cosa condivisa, una collettività che ne incontra un'altra, in un teatro che è sempre fatto sempre di più di un personaggio, due personaggi. E oggi più che mai fa tutti matti, uomini, uomini, idee, fatti! Per stroncare il male alla radice bisogna bruciare i libri! In qualche modo questo testo è stato ridiscusso da noi, rivisto anche alla luce delle mie precedenti esperienze di teatro, ultime regie che ho fatto, di testi teatrali di un grande drammaturgo francese, Bernard Marie Coltès, che ho molto amato e di cui ho fatto circa quattro regie in Italia. E, mi sembra proprio che questo sia il senso di questa operazione, cercare in qualche modo di creare un ponte tra quella fine dell'Ottocento e il mondo novecentesco di Bernard Marie Coltès,
col test da una parte che interpreta la crisi della società occidentale e europea degli anni 70 e poi invece in qualche modo Griboyedov che invece interpreta la crisi di fine Ottocento. Due epoche, uno stesso tema.